Allora, oggi è un momento molto importante sia per l'UNICEF e credo anche per la FIGC, perché firmiamo un protocollo di intesa tra il Comitato regionale UNICEF, di cui mi onoro essere la Presidente, e il signor Saverio Mirarchi, che è il Presidente della FIGC regionale. Questo protocollo di intesa va a suggellare una collaborazione già esistente fra i due enti già da parecchi anni. Infatti negli anni precedenti abbiamo sempre realizzato un torneo di calcio tra i giovani degli istituti superiori, che si è concluso poi con la finalissima proprio qui al campo federale della FIGC, con la collaborazione attiva e spassionata e generosissima del presidente Mirarchi e di tutti gli altri addetti al settore. Questo protocollo, si propone l'obiettivo di incrementare ancora di più la collaborazione fra i due enti, con particolare, riferimento alla divulgazione della Convenzione internazionale dei diritti dei minori attraverso l'attività sportiva, precisamente del calcio, quindi va anche a vantaggio dei bambini, della scuola elementare, della scuola media e dei ragazzi degli istituti superiori. Questa collaborazione è importantissima perché oltre, diciamo così, alla finalità prettamente sportiva, si propone anche di veicolare attraverso l'attività sportiva i valori fondamentali che uniscono sia la federazione e sia l'UNICEF, cioè l'educazione alla lealtà, alla solidarietà, all'autodisciplina, al rispetto delle regole. Perché effettivamente, come tutti sappiamo, il calcio è una di quelle attività che proprio incrementa questi valori ed è bene che questa attività cominci fin dalla più tenera età, perché da lì si comincia a piantare il seme della società civile. Intanto è un protocollo che dà valore a quelli che sono, gli aspetti educativi dei nostri giovani e quindi per tale ragione coinvolge sia il mondo della Federazione Italiana Gioco Calcio, della Lega Dilettanti, del nostro settore giovanile e dell'UNICEF. Noi ricordiamo che ovviamente non ci limitiamo ad organizzare i nostri campionati, a gestire i risultati della domenica e le classifiche del lunedì, ma tra i nostri compiti c'è soprattutto quello di aiutare la crescita dei giovani. Da qui ovviamente questa collaborazione con l'UNICEF che è nata qualche anno addietro e che sta andando avanti, credo, con reciproca soddisfazione. Quest'anno si andrà a completare con l'organizzazione di questa giornata nella quale vengono coinvolte tutte le nostre società giovanili, due per ogni provincia in rappresentanza del nostro mondo, in quella che è definita la Fan Football regionale. Quindi circa 200-250 bambini che si confronteranno su un campo di calcio, divertendosi, giocando, e quest'anno, ripeto, lo faremo insieme e con l'appoggio dell'UNICEF. È una manifestazione che abitualmente si svolge nel mese di giugno, la data ancora non è stata definita, e si svolgerà nei nostri campi, quelli del centro tecnico di formazione.